Eccoci tornate! Come sempre, noi torniamo sempre. Per forza, dove The devi show andare? must go on! E comunque, siamo tornate! E oggi facciamo una video reaction made in China. Wow! Ah, uno ogni tanto della Cina, anche se per io che sono Ci paese vuole, della ci vuole. Corea, però Ci vuole, ci vuole. sì, ci va, dai, non bisogna fare discriminazione, In giusto che sia così. particolare facciamo la video reaction di lei, Lei. membro degli EXO, che Ah! ha debuttato come solista. EXO normale o EXO Ormai EXO civile normale, perché normale? Ok. lei è l'ultimo membro cinese che è rimasto, quindi ormai penso che gli EXO-M non esistano più. Poi non lo so, vedremo. Per ora si esibiscono tutti insieme come EXO. Ah, finito, quindi. Ok, io pensavo che EXO c'era solo Tao come cinese, invece a quanto No, no, pare. c'era Tao, Chris, Luhan e lei. Esatto. Ah, è vero, Luhan, è vero, Luhan, sì. Comunque, Comunque. ha debuttato, mi è stato detto, con 3 o 4 video, non lo so, ha fatto una montagna di video in un colpo solo. Ma sì, via. Bravo lei. Piano piano li vedremo tutti, penso, perché voglio togliermi questa curiosità. Cominciamo con Lose Control. Lose control, vabbè, quello che è. Quello che è, lose control. Controllo. Diciamola all'italiana, lose control. Alla meridionale proprio, lose Esatto. controllo. Quindi andiamo. Lose 3, controllo. 2, Uno, 1. lose controllo. Ok, lose controllo. Bene. Scritto, composto e arrangiato da lei. Bravo. Cioè, proprio è un autodidatta, tutto Esatto, tutto solo. solo hai fatto. Va bene. Ah, e questa è lei? Devo dire che lei merita lei. Lei lui. Lei lui merita. Ma carino, Gamba eh? curiosa. Che bei quadri. Ah. Una che corre. Ho capito solo baby. Certo. Ricorrila, inseguila. L'acqua, adoro quando ballano con 1 millimetro di acqua, rende tutto più sexy. Ho capito anche questo. Anch'io, sì. Anche baby no no, baby no no, anche quello ho capito. Anche lo scontrollo, ho capito. Oh, che movimenti sexy No, dalla lei. classica ondina che. Ecco, vedi? Allora, Beh, mano curiosa. questa mano curiosa. Ma. Una sedia. Lei è sotto sopra, sembra. Vedi, è tipo. Ah, cioè sono seduti sul soffitto. Sul soffitto. Anche questo l'ho capito. How to do it. Baby no no, baby no no. Questo si capisce, dai. E allora però queste onde e queste mani curiose È un mare agitato, devo non si dire. fa, non si fa. Bravo questo lei. Wow, che occhi! Sempre sotto sopra. Ah, il letto sul soffitto. Alla faccia della gravità. Così. No, torniamo indietro, ci ho ripensato. Bella sta cosa, soffitto. Ho visto un Ho petto visto anche nudo. io, infatti vedi come mi sono. Ho visto un petto nudo. Calmi tutti. Ecco, bravi, bravi, rewind. Calmi tutti. Siamo rimaste praticamente zitte, tutto abbiamo visto essere tutte e due.
tipo suricate. Sì, sì. Ci siamo rigidite. Di nuovo. Ciao, ciao. O ha la maglia ma è tutta bagnata e quindi si vede il sotto. Può anche essere. No, no, no. Ha una maglia. No, 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 petto nudo, petto nudo. Ah, petto nudo? No, no, come mamma l'ha fatto. Ma la mamma... Calmiamoci. Allora. La mamma l'ha fatto, ma loro non ce lo vogliono far vedere da vicino. Calmiamoci. Oh, ciao. Sì, 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 ciao. Giriamoci, mostra. No, ma no, no, è timido. Però. Ah, ancora, continua. Sì. Ok. Ah, è diventata un... una foto. Una foto. Ah, una delle foto. Ah, ok. Che poi è diventata... Lui c'è come qua. Lose Control, the first mini album. Lei. Primo. SM Entertainment. Sì. Lui. Che dire? Lui dice Lose Control, ma non lo so. E anche, dice anche Baby No No, Baby No No. Ma ricordiamocelo. Baby No No, Baby No No. Oddio, no. Comunque, no, no. La canzone è carina, orecchiabile. Devo essere in vena, adesso come adesso sono in vena di canzoni molto più movimentate pop, quindi anche questo io. Mi mette un po' di tristezza e un po' di ansia addosso, però mi fa dormire. Quando sarò triste o avrò voglia di ascoltare delle ballad, è sicuramente orecchiabile, molto orecchiabile. Lei ha una voce molto bella e come tutto il resto. Spero che negli EXO gli diano un po' più di frasi da cantare, anche se sono comunque tanti membri, però si concentrano sempre sugli stessi e penso che lei non sia solo bravissimo nel ballare, secondo me ha anche una bella voce, però adesso che è partito come solista magari così farà notare la sua voce. E che probabilmente la casa discografica, a mio parere, dà più spazio a chi riscuote più successo, a chi ha più seguito di fan, a discapito magari della voce, perché secondo me io adesso gli EXO, come ne parlavo l'altra sera con un'amica, sto cominciando adesso a seguirli e apprezzarli, nonostante che siano nati prima di me, però comincio adesso. Ma secondo me la politica loro è 10 membri per assurdo, 5 hanno più successo di fan e più seguito degli altri, concentriamoci più su quei 5, anche se magari ce ne sono fra gli altri 5 uno o due che hanno una voce migliore o sono... però fanno guadagnare più soldi e più attenzione, più visualizzazione loro, quindi concentriamoci su di loro. Ma è sempre stato così. Sempre, sempre, non solo nella musica, proprio anche in generale nello spettacolo. Preferiscono dare spazio a una bella ma oca che a una un po' più colta, ma magari con dei brufoli o che ne so. E qua il mondo della musica, seppur in Asia, penso sia la stessa cosa. Secondo me, poi sì, la maggior parte so. Sì, la maggior parte apparenza, così, apparenza, sì, apparenza, sì, purtroppo. Sì. Io invece, che dire, la penso come mia sorella. Io in questo periodo sto facendo praticamente le orecchie così, mi sto facendo a furia di ascoltare canzoni movimentate, appunto qualcuna degli EXO e vieni scorrendo, ma sempre comunque nel genere Le ballad l'ho un po' abbandonate al momento, ripeto, mi piacciono perché mi piacciono veramente molto quelle, però al momento non sei in vena. Non sono in vena e quando c'è sto tempo, perché non so qua da voi ragazzi, ma da noi diluvia e dire poco e fa un freddo bestiale, sentire le ballad scusa, mette più tristezza. Sì, fa voglia di dormire. C'è proprio, ti rende anche più cupo, almeno magari è solo una mia questione, però preferisco cercare di rimanere un po' più sveglia, fra virgolette, tanto il tempo non aiuta, ma almeno tiriamoci un po' su. Però comunque la canzone non era male. Devo essere in vena. Diciamo mezzo pollice, così, mezzo pollice alzato, non sì, intero, ma così, sì, mezzo pollice alzato. Diciamo tre quarti, perché quel mezzo... Perché comunque la canzone è molto orecchiabile, lui ha una bella voce. No, perché lui merita di bel essere ragazzo, guardato, ma quindi quello... da così non siamo leggermente, non è ancora uno pieno. Quello ma... si sa, perché lei è sempre stato comunque un bel ragazzo, poi trovatemi uno brutto negli EXO e... Non lo so, ti dirò. Non, io i nomi, i ragazzi, non li imparerò mai. Ma sì, quando vedremo, faremo una video reaction magari degli EXO, aiuteremo mia sorella con i nomi. Vi prego, dai, consigliatecene una degli EXO.
Tra parentesi, io come vi ho detto, non so mia sorella, ma io li sto cominciando a seguire ora, quindi non, ma solo a livello di Io li seguo dal debutto, voce, quindi conosco tutti i video musicali che eh? hanno Molto fatto, conosco bene. come sono partiti e come sono diventati adesso. Ah, poi allora. Ho visto EXO Showtime, che per chi non l'avesse visto lo consiglio tantissimo perché fanno davvero ridere, ti mostrano come sono realmente gli EXO in giro per la Corea e in più ti mostrano luoghi bellissimi della Corea, tipo la Namsan Tower, vanno in diversi posti e ti mostrano la Corea, quindi ti fa venire voglia di visitare la Corea. Benissimo, Sì. allora adesso noi vi salutiamo, così io quasi quasi vado a vedere questa cosa che dice mia sorella, dato che non ci sono andata proprio col corpo, come ho avuto la fortuna mia sorella di andare, almeno mi faccio una cultura. Seguiamo il tuo consiglio, vado a vedere questo show. Per ora vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima video reaction. Grazie di essere stati con noi. Ciao dalle sorelle Anne e Biol. Ciao! Ciao!